Alessio Desio, responsabile pubbliche relazioni ZTE. Oggi siamo all'Aquila per parlare di una tecnologia che cambierà il mondo. Qual è il senso di questa giornata? Ma è un senso molto importante per la città dell'Aquila, ma lasciatemi dire per tutta l'Italia. ZTE sta facendo un grande investimento qui, aprendo un centro di innovazione e ricerca scientifica sul 5G. Che cos'è il 5G? È la evoluzione di tutto ciò che ci consente di essere connessi, ma sarà una straordinaria innovazione perché rispetto a quando siamo passati dal 3 al 4G, il 5G consentirà la totale connessione tra l'uomo e le cose, la totale gestione da parte dell'uomo di tutto ciò che potremo andare a fare con le cose, dalla macchina, chi lavora nel mondo dell'industria, e quindi un cambiamento epocale anche e soprattutto dei nostri usi e costumi. È un po' come quando arrivò tantissimi anni fa il primo telefonino, che piano piano ci ha cambiato la vita. Il 5G cambierà sicuramente la vita in meglio le persone, e qui studiamo. I tecnici italiani e i tecnici cinesi della mia compagnia studiano insieme all'Università dell'Aquila cosa fare e come fare per migliorare la qualità della vita delle persone. Quindi diciamo che il sisma si è trasformato anche in un'opportunità per un territorio che il sindaco prima ha definito forse un tempo come svantaggiato e oggi invece ponte di infrastrutture non materiali. L'Aquila ha una grande tradizione, tra le altre cose, nel campo delle telecomunicazioni. Noi abbiamo voluto investire qui per dare un segnale forte della volontà di ZTE di fare dell'Italia e di questa città un polo di attrazione dal punto di vista industriale e tecnologico. Stiamo sperimentando delle applicazioni che possono aiutare quando ci sono purtroppo eventi come quello del terremoto, e quindi per fare in modo che la tecnologia poi aiuti le persone in casi drammatici.